tema è quello di rendere sostenibile un percorso economico sui vari territori, no? Gianfranco vi ha fatto vedere un pochettino quali sono le riflessioni culturali che stanno un pochettino prendendo piede, fortunatamente, perché come abbiamo sentito anche durante tutto il corso dell'anno, si è capito che questa corsa verso l'economia, verso il PIL, verso, no, questa corsa sfrenata verso la crescita economica, alla fine poi non basta con nulla, tutto, no? Quello che rimane invece è l'importanza che deve essere fatta un'inversione assolutamente, cioè non deve essere l'uomo che deve dire l'economia, ma casomai è l'uomo che deve decidere che cosa è un agire economico, quale devono essere i percorsi economici. Se dobbiamo essere noi a governare il mondo che ci circonda e non farci governare dal mondo. E che cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiare il mondo? C'è chi vorrebbe farlo, e anche all'interno della Chiesa ci sono alcuni movimenti che da tanti anni sostengono un'idea che è possibile nel nostro piccolo, partendo da noi, cambiare anche il mondo che ci circonda. Uno dei movimenti che sostiene questo cammino dal punto di vista proprio anche della dottrina sociale è il movimento che è stato ispirato da Chiara Lubich, il movimento dei popolari. Chiara Lubich ha sempre parlato, fin dagli anni 40, di una tensione del mondo verso l'unità. Cioè, gli uomini sono fatti per essere uniti, non per essere divisi. Cioè, quindi noi non dobbiamo avere paura, dobbiamo crederci. Il mondo è per l'unità. Se noi ci riportiamo indietro a questi pensieri che Chiara ha scritto tutto nei primi anni, tra gli anni 40 e gli anni 50, avete modo di leggere qualcuno dei riflettivi, c'era veramente una visione profetica, perché a quei tempi, per esempio, la parola globalizzazione non esisteva, nessuno parlava di globalizzazione, era appena finita la seconda guerra mondiale, c'era il muro di Berlino, c'era il grosso asse sovietico, il grosso asse americano, insomma, sicuramente il mondo, guardandolo dal di fuori, era sicuramente diviso, pieno di steccati, barriere, missili puntati uno contro l'altro, insomma, una che arriva e dice il mondo è da novità, giustamente c'è stato pure qualche vescovo che ha detto fermi un attimo, insomma, poi invece la Chiesa hanno visto gli statuti e cose eccetera, hanno visto che c'era veramente dietro una visione profetica di questo. Ed è stata una profezia che poi piano piano si è avverata. Non seguendo quello che diceva Chiara Lubich, ma proprio si è visto che il mondo comunque, grazie alla comunicazione, abbiamo messo internet, alla possibilità di comunicare tra le persone. Io ho già cominciato. Io pensavo che volevo sapere quando stavo mettendo le macchine. No, io ho già cominciato. Ok, ciao, scusami, ciao. E quindi adesso non soltanto siamo arrivati al definire il concetto di globalizzazione che abbiamo visto e quindi comunque che veramente ormai il mondo ha cominciato a interagire sempre di più, ma addirittura adesso si ragiona alla sostenibilità, cioè gli scienziati ci hanno detto ragazzi attenzione che non c'è soltanto un problema economico, c'è anche un problema che se continuiamo così distruggiamo il mondo. Adesso non so se avete visto qualche programma in questi giorni, ma anche l'evento di questo eccezionale freddo che ha colpito l'America del Nord, alcuni scienziati danno attenzione che questo è frutto del surriscaldamento. Dice, come è un gelo il surriscaldamento? Dice sì, perché i cambiamenti atmosferici, l'innalzamento che c'è della temperatura generale del mondo, poi genera questi invece cicloni terribili di bassa pressione che invece vanno poi a trasformare un territorio da battere a meno 20, a meno 30 a New York, tutta bloccata, 4.000 voli cancellati in un giorno, no? Cioè quello che c'è stato. E tutto il concetto di sostenibilità che gli economisti hanno poi
insieme agli scienziati e agli ambientalisti definito, sta in questa parola che si chiama sostenibilità ambientale. Che cosa significa? La sostenibilità, innanzitutto, se andiamo a vedere, per esempio, su Wikipedia, prendete sempre con le pinze le cose su Wikipedia, però cosa dice? È la caratteristica di un processo di uno stato che può essere mantenuto a livello indefinito. Quando, per esempio, un giorno vi metterete a presentare un progetto, per esempio di quelli di cui abbiamo parlato, adesso anche l'Unione Europea o alcuni dei finanziamenti, per esempio adesso siamo nella Regione Lazio, vi chiedono che i progetti siano sostenibili. Che significa? Che se io ti do 1 milione di euro per sviluppare un'attività, non è che finiti 1 milione di euro, chiudi tutto, arrivederci, grazie, poi perché casomai presento un altro progetto. No, tu mi devi dimostrare che io ti do dei soldi per avviare una qualsiasi attività economica, che sia sociale, che sia economica, ma che questo finanziamento che io ti do ti serve per partire, ti serve per lo start-up, ma poi tu mi devi dimostrare, se no non te lo approvo il progetto, che comunque finiti, diciamo, la parte finanziaria del prestito, tu sei capace, sei in grado di continuare perché la tua attività è economicamente sostenibile. Cioè ti do lo start-up per comprare i macchinari per fare l'acqua minerale, dopodiché devi essere in grado di vendere l'acqua minerale e di mantenere, capito? La fabbrica, i dipendenti e tutto quello che serve. Una cosa importante, che cos'è? Un'altra definizione importante che è venuta fuori in questa riflessione in cui si sta cercando di umanizzare l'economia. Lo sviluppo sostenibile, avete sentito questa parola, no? Se ne parla appunto il rapporto Brundtland, quando si è cominciato a parlare di sviluppo sostenibile, risale al 1987. Lo potete anche andare a cercare. E qui ci sono alcuni link, alcuni siti, se avete voglia di approfondire questi concetti, dove potete prendere veramente questi concetti. Che significa sviluppo sostenibile? Che se io decido di sviluppare il territorio di Palestrina e decido di svilupparlo mettendoci una centrale atomica, lì è una bella domanda. Cioè, sì, certo, sicuramente il territorio di Palestrina diventa il territorio più ricco, perché è chiaro che una centrale atomica significa energia elettrica a go-go. Significa posti di lavoro, significa un indotto, eccetera, eccetera. Ma siamo sicuri che questo è sviluppo sostenibile? Cioè, perché a livello ambientale potremmo avere invece la distruzione del territorio circostante, perché comunque nessuno pensa più a fare l'agricoltore, nessuno pensa più a mantenere comunque, che ne so, l'imboschimento, a mantenere, perché comunque sono tutti concentrati su centrali enormi. Se per caso crea la scossettina di terremoto, queste sono le zone dove comunque la linea rossa passa anche su Palestrina, no? La famosa linea rossa, no? Dei territori ad alta possibilità, tra virgolette, di terremoto passa anche da qui. La scossettina, avete visto quello che è successo in Giappone con un po' di onde che quelli hanno costruito sugli scogli, perché magari andavano a farsi il bagnetto da un momento all'altro di ricreazione, passava un maremoto. E sto saltare in aria, passava per saltare in aria mezzo Giappone, e ancora non si sa, non c'è che ci sia tutta questa trasparenza su quello che è successo effettivamente, perché hanno misurato in India, alcuni pesci pescati in India, e c'è una presenza, diciamo, di come si chiama, radiazioni, scusate, di radiazioni leggermente superiore a quella normale. Insomma, quindi dice no, non è vero, è successo niente. Certo che si sono riempite d'acqua, se mischiata l'acqua, quella che serviva per raffreddare le reattore, che comunque veniva dal mare, comunque veniva scaricata dal mare quando era tutto regolare, e lì dicono no, ma è tutto pulito. Non lo so, io non sono uno scienziato, mi permetto di qualche dubbio ce l'ho, così, senza essere scienziato, qualche dubbio ce l'ho. Che si siano svuotate in seguito a quel maremoto, perché si è spaccato tutto quanto, è uscito tutta questa acqua e andava a finire al mare. Non so quanto quell'acqua fosse così pulita come questa, o comunque non radioattiva. Quindi sicuramente
la sostenibilità di una cosa del genere lascia a desiderare. Le domande: stiamo distruggendo il pianeta? La rete della vita di Filippo Capra lo potete andare a vedere se lo cercate, è un bellissimo racconto di quello che, cosa, di quello che avviene praticamente e come l'uomo ha interrotto il dinamismo della natura. Noi abbiamo interrotto alcuni processi, praticamente. Quindi per questo alcuni animali si sono estinti, per questo alcuni fiumi sono morti, per questo i ghiacciai si stanno sciogliendo, eccetera, eccetera. E lui fa un po' un racconto di questo dinamismo. Il famoso caso dell'isola di Pasqua, se lo volete andare a vedere. La domanda finale è: ma quindi la Terra è un pianeta malato? Qui gli scienziati, come al solito, c'è chi dice sì, c'è chi dice no, non è un problema, tanto il pianeta Terra è così grande, è così capace di autogenerarsi, di rigenerarsi, eccetera, eccetera, che non è vero. Allora, la sostenibilità, se torniamo un attimo prima, significa soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Quindi verrebbe di fare il classico esempio delle leggi sulle pensioni in Italia: i nostri genitori se ne sono presi, ragazzi, no, a partire dalla mia generazione non ci sarà più i poveri gatti, cercando di mettere qualche soldo da parte, perché secondo me quella non era una legge sostenibile, sicuramente con quello che sta succedendo. Non so se io, figuriamoci voi, non per scoraggiarvi, avremo una pensione, insomma. Allora, vediamo un attimino. Nello stipendio, a me basta quello stipendio, cioè, tanto se mi danno stipendio, vivo la pensione. Giusto, giusto senso. Allora, questo è il diagramma della sostenibilità. Cioè, queste azioni messe insieme in questo modo devono essere centrate sulla sostenibilità. Cosa significa? Che qualsiasi azione dell'uomo deve essere comunque sociale, deve avere una ricaduta sociale. Io, per diventare imprenditore, non posso passare sul cadavere dei miei concittadini, tanto per essere chiari. Per fare l'imprenditore non posso distruggere le altre aziende, perché non è che distruggo un'azienda, distruggo posti di lavoro. Aprire un outlet distrugge o crea posti di lavoro? Aprire un outlet, va al montone, crea ma distrugge. Nessuno ha mai misurato effettivamente quanti negozi sono chiusi, ma anche semplicemente nell'apertura di un grande ipermercato rispetto alle piccole botteghe. Ma l'ipermercato è sostenibile oppure no? Vi faccio un esempio che sta succedendo. A Roma ho incontrato un farmacista che mi ha fatto vedere un libretto. Perché? Purtroppo molti pensionati, molti anziani, molte persone che hanno soltanto anche famiglie, non hanno soldi da creare, fine mese chiedono le medicine. E quello che scrive che hai, vabbè, me devi portare 10 euro, 20 euro, 30 euro, ciao. Vecchietto, mi ti dà lo stesso la medicina, beh, quando è negato. Questo avviene pure con le botteghe. Chi ha vissuto, soprattutto nei paesi, chi ha vissuto certi momenti di crisi, Paolo sicuramente se lo ricorda, si andava a comprare il latte, le cose eccetera, eccetera, la proprietaria della bottega segnava, poi me li porti. Questo succede perché? Perché nel piccolo negozio c'è un rapporto tra me e te, tu mi conosci, io sai dove abito, quindi sai che sì, io lavoro, ho un momento di crisi, non ti preoccupare, intanto il latte, il pane, i biscotti, il latte in polvere per il bambino, eccetera, eccetera, e poi mi porto. C'è una vivibilità della comunità che è sicuramente superiore. Prova ad andare in ipermercato, in qualsiasi supermercato, a chiedere di dare il latte in prestito. Non mi ho visto ancora, magari potessi arriveremo pure qui, ma in questo momento o vai lì e c'hai carta di credito, banco, atto cash, o casomai poi basta al limite, ma se no ti dicono fermo, torna, lascia qui la spesa, ripassa dopo che hai fatto il pieno del banco. Questa non è sostenibilità.
Perché con la crisi che c'è dei posti di lavoro, che cosa succede? Poi ringraziamo il cielo che c'è la Caritas e che c'è la possibilità di dare i sacchi della spesa, cioè c'era con tutta la crisi che c'è, perché lo so, perché poi ho seguito anche un pochino queste cose di quanto è moltiplicata per mille la richiesta in un piccolo territorio come Palestrina. A Roma c'è cioè, Caritas, non sanno più dove mettere la gente, ci hanno fatto addirittura i doppi turni per i passi. A Roma, eh? Allora, ecco perché questi sono gli ambiti. L'economia è importante, qualsiasi progetto, qualsiasi azione comunque deve avere una sostenibilità economica, e poi alla fine comunque la sostenibilità economica è importante, ma deve essere sostenibile ambientalmente, realizzabile, vivibile, equo. Ecco, questo diciamo in un certo senso è appunto il diagramma della sostenibilità. E qui in un certo senso vediamo un po' quali sono i ruoli sul territorio e le parole. Qui ho cercato di mettere insieme un po' quentino quali sono i maggiori interlocutori di un territorio che hanno dei ruoli. Perché sono importanti i ruoli di queste persone? Perché sono i ruoli educativi. Queste cose non basta dire in una scuola sul territorio. Bisogna che entrino nella cultura delle persone che vivono sul territorio. E chi è che fa la cultura? Si comincia dalla maestra elementare, che è un po' decaduta come elemento. Una volta, in un paese come questo, le figure chiave, quelli che erano le persone più importanti del paese, erano, a parte il sindaco, che era meno importante tra l'altro a quei tempi di quanto lo è adesso, che erano, maresciallo, il farmacista, l'avvocato, il maestro elementare, una figura del maestro elementare perché era la cultura, era quello che insegnava la gente a leggere, a scrivere, a fare di conto. Erano queste le figure chiave, il professore, l'avvocato, il notaio, cioè c'erano delle figure chiave, per cui poi magari anche le persone più povere, molti figli, magari di agricoltori, di operai, eccetera, aspiravano ad andare all'università a studiare per diventare maestro elementare. Era una cosa per cui uno ci voleva diventare. Oggi, giovani d'oggi, che vogliono fare? Grande Fratello, la velina, il calciatore. Perché tutto legato non al ruolo. Cioè, uno era, non era soltanto perché il maestro elementare c'era lo stipendio, non era massimo, neanche tanto ricco, ma era una persona importante, cioè un ruolo di prestigio, che non era economico, non era una questione di economia. Cioè, mio figlio ha fatto la magistrata, tutte le ragazzine mandano a fare magistrato perché magari diventi maestra, perché era una cosa importante. Il commerciante era importante, ma perché era quello che effettivamente dava tra virgolette da mangiare e poi era quello che comunque in un certo senso aiutava anche chiaro, il genitore, lo studente stesso, cioè, il genitore è un ruolo chiave educativo ed è un ruolo importante. Quanto è stato sminuito il ruolo dei genitori nella nostra società? Cioè io lo vedo con i ragazzi anche a scuola, ma se si trovava anche a capisci niente, io che sono una generazione intermedia, ma sono cresciuto con un genitore che era del 1921, sempre provava a dire una cosa del mio padre. Cioè, insomma, non mi ha mai toccato, ma le urla prendevano pure lo sguardo, per tolte era molto peggio che uno schiaffo alla porta. Adesso va anche zitto per fuori, spatto, a porte sbattute in faccia, ma battere per fuori. Cioè, a 16 anni, 15 anni, tratti così, trovare tornare, no? Chi te la dà questa educazione? Questa è quello, secondo me è un po' di no. Vabbè, poi qui, vabbè, il pensionato, il sacerdote, perché ho messo il monaco buddista? Dice, ma chi c'entra con il monaco buddista? Perché comunque la ricerca della spiritualità erano ruoli comunque, anche se arrivava uno di un'altra religione,
era riconosciuto che comunque era una persona importante, aveva una spiritualità. Comunque era rispettato, anche se era di un'altra religione. Le parole chiave sono queste: sviluppo, crescita, progresso, sviluppo sostenibile, economia. Ricordatevi che queste sono le cose che dovrebbero essere sempre tenute presenti dai gruppi chiave, da chi ha dei ruoli in una società. Cercare sempre di ragionare e di trasmettere agli altri questi concetti. Non soltanto a chi viene qui, ma che siano concetti diffusi, parole chiave. Intorno agli anni 50, 60 e 70 c'era una sorta di modello educativo comune. Cioè, i genitori dicevano una cosa, la scuola diceva la stessa cosa, la televisione più o meno diceva la stessa cosa. Gli anni 70, la rivoluzione del 68, eccetera, ha rotto questi schemi. Ha detto: no, non è vero. Non possiamo essere tutti educati allo stesso modo. E si è rotta questa cosa qui. Si è rotto quello che era un accordo non scritto per cui comunque alcune cose importanti, alcune parole chiave, alcune idee. Alcuni modelli educativi comunque erano condivisi da tutta la società e tutti, bene o male, avevano questo schema. E lo schema qual è? Innanzitutto bisogna studiare, la cultura è importante. Adesso non già non è più così. Se sei bravo, trovi lavoro, adesso non è così per tanti motivi. Perché se studi trovi lavoro, se non studi trovi lavori meno importanti. Adesso se studi rimani disoccupato, se fai il meccanico, bene o male forse è una cosa che c'è, cioè, un pochettino, un po' incasinata la società, in effetti. Se sei bravo gioca a palla, fa il calciatore, se sei laureato, 110 lode, dottorato di ricerca, cioè Angelo Palazzolo che avete visto, vedo qui, bravissimo, ricercatore, dottorato di ricerca, è andato a Bruxelles, ha fatto lo stage all'Eurostat, eccetera, eccetera, è un precario, non ha un lavoro fisso. A cavallo tra dicembre e gennaio mi sono arrivate via email 13 richieste di aiuto, cioè di aiutarmi a trovare lavoro, di colleghi che sono venuti fuori dal campo della ricerca perché mi conoscono, eccetera, eccetera. Che dall'oggi al domani, un po' per colpa della spending review, un po' per colpa della chiusura della società, si sono trovati in mezzo alla strada. Gente di 40, 50 anni, dopo 20 anni di lavoro, lauree e cose varie, eccetera, con bambini piccoli. Marco, come guardavamo? Mi si gela il sangue. E che fai? Mandano il curriculum, fai la refa, una telefonata, chiami qualcuno, cerchi di dare una mano, ma è tristissima la cosa del genere. È tristissima la cosa del genere, anche perché in Italia in questo momento le persone migliori, cioè le più competenti, stanno in questo momento a zero, stanno ferme. Tranne quelle che hanno qualche conoscenza, qualche piano, qualche cosa, eccetera, che ancora sono messe lì, ma anche quelle. Io vi dico di persone venute fuori, che lavoravano 10 anni alla presidenza del Consiglio dei Ministri con questi contratti che si rinnovavano, questa è un'altra cosa assurda, che l'amministrazione pubblica non faccia le assunzioni per concorso a tempo indeterminato e chiami questi contratti così pure lei, è una cosa aberrante, che non si può vedere. Con la spending review, che avete sentito parlare, tutti questi contratti sono stati tagliati tutti. Tra essi sono andati a tagliare magari lo stipendio, le politiche, ma hanno buttato fuori tutti i precari, tra virgolette, dell'amministrazione pubblica, ma gente che lavorava benissimo, gente seria. Pensa a strada. Dall'oggi al domani, così, tac. Comunque, lei mi diceva prima perché io stavo sfogliando le. Adesso entriamo, scendiamo qui, veniamo qui tra di noi, veniamo qua in Palestina. Quanto vale lavarsi i capelli con l'altro? Quanto vale aprire i baccelli dei piselli? Quanto valgono 10 minuti di intrattenimento? Quanto vale fare la spesa per il vicino? Quanto vale festeggiare in casa i primi 18 compleanni? Quanto vale una nonna seduta dalla sedia sul ciglio della strada?
Quanto vale scambiarsi i vestiti con l'amico? Quanto vale chiedere un prestito, in prestito un carro? Questa è anche sostenibilità. Cioè, ritornare a vivere nella comunità, a non avere paura di chiedere aiuto al vicino. Non dobbiamo avere paura della povertà. La povertà non è un male. Ecco, io sono stato male, lo so, lo so, eccetera, lì magari un po' di paura c'è niente da fare. Cioè, se stai male è una cosa, ma non bisogna avere paura di vivere la comunità e di cercare aiuto nella comunità e di aiutarsi. Se lo facciamo tutti, non è un problema. Può succedere a tutti. Non bisogna avere paura di chiedere aiuto, di andare in aiuto. Quindi finché posso do aiuto. Quando non potrò, io ho dato e quello sarà la volta in cui chiederò. Ma bisogna non c'è da ragionarci su queste cose, perché c'è gente che si è suicidata. Ma Marco, sotto i valori che sostengono questi pensieri... Quando si sono ammazzati degli anziani di 80 anni, si sono suicidati degli anziani di 80 anni perché avevano finito i soldi della pensione e non sapevano come fare, non si vergognavano ad andare alla Caritas o ad andare a chiedere aiuto. Si sono suicidati imprenditori, insomma, le avete sentite, no? Si sentono le ragioni queste cose qui. Però guardate che questa è la punta di un iceberg, ma per me è assurdo. Cioè io penso che mio padre e mia madre, a 80 anni, che poi ha un sacco di problemi, ma non gli sarebbe passato lontanamente. Cioè che società abbiamo costruito? Possibile che senza non c'erano figli, genitori, fratelli, sorelle, il vicino di casa dove era? E non erano in una grande città, erano un paese, adesso non mi ricordo male, erano un paese, nelle Marche se non mi ricordo male, adesso non so se era, quale, non era neanche ancora, non era una cosa. Allora queste sono le cose che bisogna fare. Qui, vabbè, lasciamo perdere la Costituzione, eccetera. Ecco, vedete, questo è il danno che ha fatto l'economia. Man mano che è cresciuta, questo Gianfranco l'avete visto pure con man mano che è cresciuta la redditività economica, è diminuita la felicità, è diminuita la sostenibilità del vivere umano. Perché di queste cose qua, ragazzi, uno dopo un po' si stufa e te viene voglia di comprare un altro cellulare. Il giorno non c'ha più soldi, ti senti frustrato, oddio, non ho più soldi per cambiare il cellulare, da andare in giro ancora con un cellulare vecchio. Che vergogna. Facevo una battuta, un mio amico in banca è andato l'altro giorno a fare un'operazione in banca che mi diceva, una persona che mi ha chiesto aiuto per scontare un assegno che non era coperto, insomma lui è riuscito in un certo senso a aspettare un secondo eccetera eccetera, dopodiché è rientrato nell'assegno, la prima cosa che ha fatto è andare a pagare a scala. Ma come? Il giorno prima non c'aveva i soldi per coprire l'assegno? E te la spendi 70 euro al mese per pagarti Sky? Cioè, ragazzi, c'è qualcosa che non funziona, no? Pensa a tenerti un attimo, se 70 euro ti possono magari servire per la bolletta della luce. Sky. Cioè, sarà un grande tifoso, non lo so, insomma, però voglio dire, poi va bene tutto, però, cioè, quali sono le priorità di una famiglia in questo momento? Cioè, mio padre e mia madre hanno messo i soldi da parte per lasciarci una casa, per farci studiare, hanno fatto sacrifici. Quanto costa la nostra casa? Io non voglio pessimismo. Ecco, che cosa dobbiamo fare? Da un'economia che consente di soddisfare i bisogni della comunità ad una comunità che con i suoi desideri consente all'economia di esistere e prosperare. Cioè, dobbiamo invertirla. Cioè non è l'economia che ci rende felice, non è l'economia che ci rende sostenibile, è il contrario, dobbiamo essere noi a governarla. Se no ci andiamo a sbattere prima o poi, come ci stanno andando a sbattere. Allora, io volevo fare questa sera un po' di esercitazioni. Queste sono le dimensioni, sociale, ambientale, economica, la liquidità, ambiente e società, l'equità, economia e società, la realizzabilità. Allora, mi sarebbe piaciuto che voi me la completate questa scheda, perché dobbiamo cominciare a ragionare qui. Allora, la dimensione sociale, che scelta individuale a
Palestrina per intravedere una dimensione sociale che avete quinto? Qual è la cosa che pensate abbia una visione? Perché vi dico la scena individuale? Perché la dovete vedere. Perché ci sono azioni che sono insostenibili e azioni che sono sostenibili. Provate a vedere che cosa c'è con questa dimensione sociale di Palestina. Di sostenibile. Non c'è una ragione, no? Per esempio. Punta a capo. Punta a capo è una dimensione sociale sostenibile. Qual è la motivazione? Il progetto Poligonico. Il progetto Poligonico. Il progetto Poligonico. L'impresa sociale, il fatto che si va la Caritas ambientale. È difficile, Quali sono le azioni che il comune sta facendo per rendere la raccolta differenziata? Siamo andati a fare con le ferro, io ci vedo poco che. Sì, infatti. Però hanno attuato la teoria. Voi comunque intanto vi siete lunghi, tu guarda le quattro secchi dentro casa, il composite, la carta, il metallo, questa è comunque un'azione di sostenibilità ambientale. Poi quello che ci viene, lasciamo perdere tutta scumulazione di cose ciò. Economica. Una dimensione economica sviluppata in questo territorio sempre che voi vedete, la voglio vedere. Sempre con la Caritas, alcune tipo prestiti. Il microcredito. Prestiti con alcune banche del territorio anche proprio, verso le fondazioni, sono state messe. Usciamo fuori un attimo dal sociale, dalla chiesa economica. Qualcosa di economico che avete visto che è sostenibile, che è una cosa bella, un'impresa bella, che ha dato lavoro. Questi mercatini a chilometro zero, per esempio, che sono sostenibili. Però perché sono. Quasi stiamo più in pari. Tutto territorio sì, è Zagarolo. Sì, a Zagarolo, per esempio, c'è un. Il gas ci stanno, non hanno affilato il gas. No, il gas è quello della pompa, quello. Sì, dei gruppi di acquisto solidale. Non lo so. Un qualcosa che dà la dimensione di vivibilità tra ambiente e società. Hanno aperto qualche parco per i bambini, un centro sociale per anziani. No, centro commerciale, della vivibilità ambientale. No, è nel senso ironico, c'è solo quelli che aprono. E case? Vendute. Palazzi. Un'azione di equità che è stata realizzata nel vostro territorio. L'IMU. Il comune di Palestina ha deciso di abbassare l'aliquota, ha messo al massimo. No, manca. Se non la vedete voi, se non avete immediatamente un pensiero, significa che manca, non c'è. Poi magari ragionandoci può darsi che la troviamo, però se è una cosa forte, immediatamente a voi che abitate questo territorio vi dovrebbe venire immediatamente in testa. Allora, partiamo. Qui ci doveva essere un video, ma se lo volete andare a vedere. Il caso di Whistler è il caso di un territorio che decide di investire tutto quanto sul turismo. Che cosa fa? Decide come usare il territorio. Coinvolge tutta la comunità, le imprese. Realizza sviluppo sostenibile, educa, c'è il riciclo anche dei rifiuti, tutela l'ambiente, non fa inquinamento e viene gestito dal comune e dai cittadini. Il classico esempio è quello degli alberghi diffusi. Per esempio, alcuni comuni hanno deciso di attuare questa azione degli alberghi diffusi sul territorio.
cosa sono gli alberghi diffusi? La possibilità che persone che hanno stanze da affittare, bed and breakfast, aziende agricole che hanno spazi, eccetera, comunità anche di suore che hanno degli spazi da poter darci, eccetera, vengono gestiti da una società e tutta quanta il paese diventa come se fosse un grande albergo. Invece di fare l'albergo e ci guadagni uno solo, hanno detto no, noi che cosa facciamo? Gestiamo i turisti che vengono a visitare Palestina e li facciamo vivere all'interno di chi mette a disposizione un pezzo del proprio appartamento, della propria casa, della propria azienda agricola, eccetera, coinvolgendo quindi tutta quanta la comunità. Si chiamano gli alberghi diffusi ed è uno di questi casi che è stato. Un'altra cosa importante su cui ragionare per la sostenibilità sono questi tre passaggi. Che cos'è un rifiuto? Che cos'è uno scarto? E cos'è una società dei rifiuti? Questi sono i tre assi su cui dobbiamo ragionare. Cos'è un rifiuto? Cose che non sono più riutilizzabili. Guardate come si può giocare con le parole. Un rifiuto, voi in questo momento state pensando a me. Ma non mi vengo, ma le cose non si cambiano. Eh? All'immondizia. All'immondizia. Io mi fido no, sulle persone che proprio non vogliono vicino a me, in questo senso. In questo senso no. Ti rifiuto, non ti aiuto, ti allontano. Vediamo un po'. C'è un esempio di scarto nella Bibbia? Per me sì, perché c'è un popolo scelto, gli altri sono messi da parte. Questo è grave. E questo è grave? Sì. Non è proprio, sì, è vero. In questo senso. Ma c'è una città in particolare dove Gesù passa e dice ai propri apostoli di battere i piedi perché in quella città non è stato accolto. Gesù non è stato preso, non è stato accolto in quella città e lui dice la maledizione si è fatta su questa. Esatto, scuotete i sangue quando uscirete dalla quella città perché sarà maledetta. Questo è il vero scarto è essere rifiutare Dio. Io l'ho voluto fare perché siamo comunque all'interno della scuola sociopolitica. Ricordiamoci che il primo passaggio che dobbiamo fare noi, che siamo cattolici, cristiani, è pensare comunque che all'interno di queste discussioni che stiamo facendo, la prima cosa che dobbiamo fare è essere capaci di trovare spazio con Gesù. Che significa trovare spazio con Gesù? Che comunque dobbiamo avere anche il coraggio di intraprendere progetti che sembrano più grandi di noi e sapendo che abbiamo qualcuno che potrebbe anche aiutarci a realizzarli senza bisogno delle nostre forme forze. Su questa cosa ci dobbiamo credere fortemente, perché se non ci crediamo nemmeno noi, come facciamo a trasmettere la fede a qualcuno? Trasmettere la fede è una cosa difficilissima. Se non siamo forti noi, se non ci crediamo prima di tutto noi, che c'è veramente la possibilità di chiedere aiuto, di pregare e Dio ti aiuta, queste cose le dobbiamo prendere e essere certi, credo. Non sono cose pesi, no. E Gesù ce lo dice nel Vangelo, se avrai fede come un granello di senape, quella montagna si sposta. Infatti, la montagna, c'è il terremoto, no, fede non abbiamo, e quindi la montagna si sposta. Ma ci abbiamo tantissimi esempi di persone che hanno veramente creduto nel loro progetto, pensando che fosse un progetto che ha una dimensione spirituale, nel senso che comunque è un qualcosa che è anche un percorso di Dio, e ci hanno creduto così in forte che pur essendo le ultime persone l'hanno realizzato. Pensate a quanti missionari sono partiti così e hanno realizzato le cose bellissime in Sud America, in Africa, in India, continuano a farlo. Quante per quante persone che credono veramente poi gli viene l'aiuto, quante congregazioni di suore, di sacerdoti, di frati vengono aiutati quotidianamente dalle persone che vanno lì e gli aiutano, gli portano da mangiare, gli portano aiuto. Quante donazioni
Perché la gente dona alla Chiesa una casa, un terreno, qualche cosa? Perché ci vede veramente che quella lì sarà poi messa a disposizione della comunità. Allora, su questa cosa ci dobbiamo credere veramente. Perché gli esempi non sono cose teoriche, ci sono degli esempi. Andiamoli a cercare questi esempi nel nostro territorio, nel vostro territorio. Io sono sicuro che esempi di questo tipo ce ne sono tanti, di persone che hanno fatto delle cose più grandi di loro e sono state aiutate. Non pensavo che sia una cosa così lontana. Anche quell'esempio di Punta a Capo, comunque. Ma voi pensate veramente che una cosa del genere si potesse mettere in piedi se non ci fosse anche l'aiuto del Signore? Io credo di sì. Perché considerate veramente che non è soltanto una questione economica che la pizzeria, perché c'è, vabbè, sì, la diocesi c'ha lo spazio, i soldi dell'otto per mille, queste cose, che non è soltanto questo. Se non c'è dentro il cuore, se non c'è dentro la preghiera, se non c'è gente che ci mette l'anima, il cuore, Punta a Capo non nasceva, lasciava la pizzeria qualunque. Punta a Capo è qualcosa di più, perché ci hanno voluto mettere il cuore, ci hanno voluto mettere l'azione caritatevole dentro Punta a Capo. Allora cerchiamoli questi esempi, raccogliamoli. Io queste slide adesso le mando a Pamela, però esercitiamoci in queste cose, andando a cercarne altre, chiedendoci se ci sono congregazioni, che ne so, di francescani che hanno fatto delle belle cose, delle azioni, anche di singoli gruppi di persone, di parrocchiani che hanno creduto in un progetto e sono riusciti non si sa come a costruire, che ne so, un teatro per ragazzi, un campo sportivo. Ci sono delle cose che poi magari vengono fuori e neanche ci rendiamo conto. Queste vanno cercate perché a noi ci servono per aiutarci a credere che anche nel nostro piccolo possiamo magari realizzare un grande progetto. Allora, qui vi farò tutta una serie di esempi, li potete andare a vedere, su come possiamo nel nostro piccolo, cominciando dalla nostra famiglia, dal mio agire semplice quotidiano, trasformare economicamente il nostro territorio. Compra prodotti alla spina, latte, detersivo, cereali per la colazione, vino e bevande, sono già disponibili in molti supermercati, ma non soltanto, perché voi qui potete anche avere il vino, magari andandolo a comprare anche l'altro. Chi fa vino? Non posso rispondere. La vera innovazione dei comportamenti sta nel tornare a comprare al mercato rionale legumi secchi, biscotti, caramelle, olive, il caffè in chicchio. Una volta a scatola chiusa si comprava solo a Rigoni, chi si compra, si ricorda c'era cioè una vecchia pubblicità, non so chi era, chi ha la mia età, se lo ricordo. Oggi sembra che non si compra a scatola chiusa, si commette un sacrilegio. Non è vero. Compra locale stagionale, la frutta, la verdura, le uova, la carne. Se provenienti da luoghi lontani, perché prodotti intensivamente o perché fuori stagione, arrivano al consumatore, necessariamente già preconfezionati, spesso in piccole dose, eccetera, eccetera. Se invece ci abituiamo a comprare le cose appunto al chilometro zero, eccetera, non soltanto evitiamo, diciamo in un certo senso, un commercio internazionale che non fa altro che fare quella che si chiama produzione intensiva, eccetera, ma aiutiamo tra l'altro la comunità, aiutiamo i nostri agricoltori che stanno fuori. Dobbiamo accettare di mangiare l'anguria solo d'estate e non tutto l'anno. Cioè, io mi sono accorto l'altro giorno, c'è entrato la 12 ciliegie. €6,80, che manco erano tante, ma ero ciliegie, non so da dove io, Sud America. No, è bello, in un certo senso è bello anche questo, che io se poi mi viene a voglia delle ciliegie, sono incinta, ma magari noi vengono le ciliegie, le posso pure trovare in questi tempi, no? Però attenzione, non è che dobbiamo essere così per forza, no? Oppure vi compriamo tutte le cose, i frutti di bosco, i surgelati, tutte queste cose qui, no? Abituiamo, ritorniamo un attimino alla normale, al ciclo naturale delle cose. Comprare intero. Per esempio, una volta le famiglie compravano un maiale, lo facevano allevare, poi lo ammazzavano e se lo vendevano. Ma si può fare a comprare un salame, una forma di formaggio, un prosciutto da tagliare a casa, casomai me lo suggero io a casa.
attenzione a ridurre gli imballaggi, cioè questi comportamenti, se noi attiviamo questi comportamenti, se li attivassimo tutti, significherebbe risparmiare un sacco di cose, anche di, appunto di imballaggio, andare a comprare il prosciutto già tagliato, a parte che strano, non so se avete notato una cosa, notate certe cose. Allora, è bello rosso quando c'è quella vaschetta, ma c'è la scritta scuro. Dove c'è rosso, c'è già. Poi lo apri. L'ora neanche, secondo me un'ora, meno di un'ora, duro, si indurisce e si scurisce. Riflettiamoci su queste cose, ragazzi. A parte le mozzarelle viola, blu, che hanno provato, tutte queste cose qui. Però riflettiamoci su queste cose. Questi comportamenti, se noi diciamo invece della plastica di usare la carta, io mi ricordo per esempio questo. Di bambino mi ricordo che cioè, il pane veniva scattato a busta plastica, io non me la ricordo. Il pesce stava nella carta, quella carta oleata si chiamava una volta, eccetera. Cioè sono tutti comportamenti che ci possono aiutare, comprare un modo a vendere. Cioè, se noi cominciamo a ragionare sul nostro comportamento, perché è inutile che andiamo a dire ah, perché l'economia, perché il mondo, eccetera. Allora, sapete che dobbiamo prima di tutto cominciamo a rieducarci noi, piano piano. Perché guardate che se andate a vedere i dati, io adesso non l'ho voluto prendere per non appesantire, ognuno di noi consuma quasi 500 kg di plastica l'anno. Consuma. Cioè utilizza, no, non la produciamo, ma utilizziamo, facciamo in modo che passa attraverso di noi un consumo di 500 kg di plastica, che moltiplicato 60 milioni di persone, dove va a finire questa plastica? Per non parlare di tutto il resto. Quindi se ci aiutiamo in questo, dobbiamo essere convinti che non, prima di andare a dire agli altri di non inquinare, di non fare, cominciamo a essere noi a educarci, perché non possiamo, parlo per me prima di tutto, non possiamo riutilizzare un sacchetto di plastica e stare attenti, adesso nella raccolta differenziata vi danno le buste, quelle fatte in un certo modo, anche lì c'è questa attenzione da fare. Comprare usato. Compra riusabile, compra riparabile, se ripara una volta, se riparava tutto, le scarpe si portavano al calzolaio, i vestiti si facevano riparare, cioè la sostenibilità ambientale passa anche attraverso l'utilizzo delle cose fino al massimo che le puoi utilizzare. C'è bisogno che te compri 7 cappotti, 5 paio di scarpe, eccetera, eccetera. Comincia a educarti. Cartucce di inchiostro, toner stampante, stilo, dispenser per detersivi, tutte queste cose qui è possibile comprarle riciclabili, riutilizzabili. Compra con il gas, che non significa andare in giro ad acquizzare la gente e rubargli le cose, significa introdurre questo soldato. Cioè persone che si mettono insieme e comprano grandi quantitativi a costi inferiori. Magari al mercato, eccetera, eccetera, e poi si riuniscono famiglie e si comprano 10 kg di pesce a Gaeta, vengono qui a Palestina e se lo dividono. Cioè ci sono tantissimi, vedete, tantissimi comportamenti che se noi non ci pensiamo e non li, perché io l'ho fatto l'elenco, proprio perché dobbiamo cominciare a ragionarci su queste cose. E risparmiamo su tante cose, cioè nella sostenibilità ambientale risparmiamo anche nel ciclo produttivo e nell'imballaggio, perché tutto quello che produrremo in casa non ha bisogno di tutto quell'imballaggio, il trasporto, l'inquinamento, poi c'è anche il trasporto di tutte queste merci. E quindi insomma io vi ho fatto tutti questi esempi perché vi ho fatto tutti questi, perché sono tutti gli esempi che servono, perché il nostro comportamento è il primo comportamento che deve servire per rendere sostenibile la nostra società. Se noi ci assumiamo tutti questi comportamenti, proviamo a
a realizzarne almeno una parte di tutti questi comportamenti, vedete che veramente possiamo fare quello che poi diceva anche Gianfranco la volta scorsa, no? L'economia della felicità, il voto col portafoglio, eccetera. Cioè, noi andiamo lì, se tutta la comunità di Palestina piano piano cominciasse a educarsi in questo modo qui, state tranquilli che ci sarebbero meno rifiuti, meno inquinamento, meno trasporti, meno posti, eccetera, eccetera. E questo è un esercizio che volevo farvi fare, insomma, che potete far fare anche. Questo è, se qualche volta magari se fate alla fine qualche trucco, qualche ritiro, qualche cosa, potete tranquillamente compilarlo anche a casa da soli, no? Lo slogan, compra la spina, perché no e perché sì. Cioè, ragioniamoci dentro casa nostra. Perché mi stufa l'avere il contenitore, devo andare a dire ciao e invece andare a riempirlo, andare a farlo, perché dobbiamo ragionarci noi stessi. Compra locale stagionale, perché non perché sì, o perché fa spesa tutti i giorni, vado lì al supermercato, compro quattro belle cose usurate, si batte in freezer e poi tutta la settimana sto a posto. Perché l'altra cosa importante che sta alla base di tutto è il tempo. Il bene più prezioso in questo momento, in questa società, ed è quello più sprecato, è il tempo.